Shift K, I know, a qualcuno piace presto, sono le 9.33 minuti, ancora buongiorno a tutti voi, buon lunedì 24 novembre e a tutti, buon inizio settimana. Buongiorno a tutti quanti, ancora quelli che si sono svegliati adesso, proprio alle 9.33. Non ci sono, perché sono già tutti svegli, fidati. No, qualcuno alle 9.33 si sveglia. Ma facciamo così, dai, 3355-800-626, chi si è svegliato adesso? Chi è che si sveglia proprio adesso, chi ci fa invidia? Chi vuole prendere un vaffa così di lunedì di prima mattina? No, io vi dico bravi, mattina. Leandro da Silva mi dice un vaffa. Ma è un vaffa con un po' di invidia, certo, semplicemente. Per esempio, si è appena svegliato, lo so, perché l'abbiamo svegliato noi. Sai chi? Chi? Non ha giocato. Non ha giocato. Ah, la sua squadra ha perso ancora. È un periodaccio per lui. Mamma mia, lui è veramente un talento sprecato. Super Mario Balotelli. C'è chi l'ha definito resistente come l'unghia nera di Pelé. Duro come il polpaccio di Maradona. Forte e bravo a cambiare squadra. Che si trovi in Italia o in Inghilterra, guida sempre a sinistra. Nelle gambe ha la dinamite. Nelle mutande l'urlo di Tarzan. Nella testa il nulla. Su M2O Mario Balotelli. Mario Balotelli sta girando per le vie di Liverpool con la sua Ferrari color argento e ascolta M2O a palla mentre guida con una tipa seduta sulle gambe. Dai, dai, accelera. Brava così. Vai, veloce. Ah, rallenta, figa, che facciamo i danni. Dai, ora inchioda e riparti, inchioda. Sgomma, dai. Ah, che c'è la pula. Vai. Non ti fermare, tipa. Ciao Mario, buongiorno. Che stai combinando? Stai guidando? Sì, raga, sono in macchina e sto guidando con una mia amica a cui do lezioni di guida. Scusa Mario, tu che sei il re delle multe e delle infrazioni, dai lezioni di guida? Certo, proprio perché c'è tutta l'esperienza giusta, posso insegnare. E poi la tipa ha le prime armi, non sa nemmeno dove sono i pedali, poverini. E cosa stai insegnando? Cioè, che metodo usi? Uso il metodo Balotelli. Come sarebbe, scusa, siamo curiosi. Intanto io non la faccio guidare da sola, come le scuole guida. Ah. Cioè lei guida, ma sopra di me, sullo stesso sedile. Non mi sembra la cosa migliore, sembra un po' pericoloso, no? Zodite, intanto è la cosa più figa perché crea complicità tra di noi. E poi io uso la cintura e lei è bella salda sul mio cambio. Ma dai Mario, ma cosa combini? Cioè deve imparare a guidare, no a fare altro. Lo so, ma come si dice, prima il dovere e poi il piacere. Io mischio le cose. Vabbè, ma mentre guidate ci racconti come va a Liverpool? Beh, va benissimo. Le disco sono aperte, la figa abbonda. E poi la benzina me la paga la società. Quindi per me la Premier è il top del top. Oh tipo, scendi sotto così vedi da vicino dov'è la frizione. Però fai piano che la potenza è nulla senza controllo. Dai, insomma, dai. Te di giocare a pallone non te ne frega niente, abbiamo capito, pensi solo a divertirti. E chiamatemi scemo, sono giovane, sono forte. Cosa vuoi di più della vita? Un Lucano. Mario, dai, su, non fare lo scemo. Sai che forse a gennaio rimani senza squadra? C'è un rischio proprio oggettivo? Chi se ne frega? Tanto posso andare al Real o al PSG. Il mio procuratore Raiola ha già preso contatti. Ma veramente, che scoop? Cioè, avete già parlato con le società? No, noi parliamo con i Knight, il calcio viene dopo. E scusa, se rimani senza squadra, poi cosa fai? Vengo a romperti il c***o. Perché te sei solo invidioso, eh? A me quelli come te me lo sugano. No, Mario! Bravo Mario, è vero quello che dice Pippo, è vero. Però meglio salutarci, ci sentiamo alla prossima. Ciao raga, trombate di più invece di dire cazzate. Ora scusate che se non sto attento questa mi fa la fiancata. Oh, stai attento, oh, mi ha graffiato con i denti, figa. Così me lo righi, ahi. Oh, bravo, adesso che hai capito la strada non ti fermare, sempre dritto. Oh, Balotelli, Isostra, bye, ahi, accelera forte. Vai piano che c'è il dosso. Vai.